Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Studio Burelli, sempre qua dal Pisa Book Festival insieme al collettivo Scrittori Uniti. E per l'occasione abbiamo una punta di diamante del collettivo. Abbiamo con noi Marina Cappelli, che è referente della zona toscana del collettivo Scrittori Uniti. Ciao Marina. Ciao, buongiorno a tutti. Sono molto felice di averti. Anche io di essere qui. Naturalmente non sei qua solo in veste di mega maxi punta di diamante del collettivo, ma sei qua soprattutto in veste di scrittrice. Sì, sì. Perché io ho qua tra le mani i tuoi due libri. Il primo, Due solstizi a Mount Varana, giallo fantasy. Thriller. Non volevo dire, ma preferivo quello che dicessi te per aggiungere un po' di mistero. Sì. E il secondo, Il barista delle ombre, che è quello appena uscito. È un neonato, ha 20 giorni. Mi sento ancora evagito. Senti Marina, iniziamo a parlare un pochino del... Intanto mi ci è voluto un po' per riuscire a dire Mount Varana. Mount è monte in inglese, vabbè, quello è quanto. È un luogo inventato, di sana pianta, come tutti i libri misteriosi e lievemente fantasy che si legge, insomma. E quindi anche questo, siccome è un mainstream fra thriller, mistero, direi una fantascienza molto fanta, quindi fantasy in realtà, ed è la storia di una ragazza che apparentemente è normale, come tutti noi insomma, però crescendo si rende conto di avere delle capacità un po' particolari, è molto agile, è molto forte. Quindi si chiede il motivo del perché all'inizio si nascondeva anche un po' dagli altri, ritenuti normali. Sì, aveva paura di essere magari vista un po' cacciata per strana. E quindi fa una ricerca molto, molto, molto solitaria, diciamo, del perché ha queste capacità. Quindi viene a scoprire che non è da sola. Sono almeno 35 i ragazzi e ragazze che hanno superato, diciamo, l'infanzia, perché molti scoprirà che poi sono esperimenti che non hanno avuto un lieto fine. E l'ultimo, il 35esimo di questo gruppo di ragazzi strambi, è sparito. Quindi nella ricerca lei scopre di essere, andando alla ricerca di questo elemento, scoprirà di essere appunto una manipolazione genetica, il frutto di una manipolazione genetica, e vorrà scoprire anche il perché. E qui poi c'è appunto tutto l'inghippo temporale che dovrebbe spiegare anche il motivo del perché ci sono stati questi esperimenti. Non spoilerà troppo. No, infatti non voglio dire niente. Comunque c'è appunto un inghippo temporale, nel senso che noi, questo lo posso dire, abbiamo l'idea del tempo che sia una retta senza fine verso l'infinito e oltre. E in realtà lei scopre che a un certo punto il futuro si ripiega su se stesso per riagganciarsi a un passato già esistito per riproporlo nella stessa maniera. Quindi un loop, in poche parole, dove tutto l'universo è avvolto in questo loop e tutti hanno perso praticamente il libero arbitrio. E senti, mi puoi dire qualcosa anche su Il barista delle ombre? Il barista delle ombre invece è tutto un altro genere, è stato un po' un omaggio al paese che mi ha adottato da ormai una ventina d'anni, Nicomano, dove appunto arriva nella stazione dei carabinieri questo neomaresciallo napoletano, tutta un'altra ambiente, e lui pensava appunto di essere stato trasferito in un paese abbastanza tranquillo rispetto a Napoli, che insomma sappiamo che è molto frenetica, poi non c'è il mare, insomma è tutta un'altra cosa rispetto alla sua Napoli. In realtà poi a un certo punto cominciano ad accadere dei suicidi strani,
tutti con la stessa sostanza, il gas esilarante, l'ossido di azoto. Quindi lui allora, se ne muore uno, vabbè, si è ammazzato, questo povero sciagurato avrà avuto i suoi problemi, capito? E si è tolto la vita, ma due, tre, quattro iniziano ad essere. Poi a Comano quanti saranno tutti? Voi 20 saranno. Ma no, di Comano siamo 5600 e quel 600 il sindaco ci tiene che lo dica. Giusto così. E quindi niente, poi dovrà appunto scoprire se si tratta veramente di suicidi oppure c'è qualcosa di più losco. Marina, il tempo stringe, io ti farei altre 1200 domande, anzi 1600 per essere come il sindaco di Comune, col 600 importante. E invece la regia ci dice di chiudere, per cui ci tocca salutare. Ciao ragazzi! Ciao a tutti e grazie!